comincio subito dicendo che il gruppo di ricercatori che ha collaborato effettivamente al nostro progetto è aumentato rispetto a quello che era stato preventivato inizialmente. Lo voglio dirlo subito perché motivo anche questo allargamento del nostro gruppo. Vedrete che il progetto ha diverse sfaccettature, quindi in corso d'opera ci siamo resi conto che era importante coinvolgere altri aspetti. Diciamo che vedrete anche che questi esperti appartengono a settori disciplinari diversi. La ricchezza di questo progetto, a nostro avviso, è l'intersezione tra analisi qualitativa e quantitativa. Quindi ognuno di noi ha dato un contributo, diciamo, impiegato a questo settore. Ringrazio tutti, non so se si fa la fine, ma ringrazio tutti veramente del grande lavoro. Ma il nostro progetto non coinvolge solo la ricerca, ma diversi istituti comprensivi, quindi la scuola. Abbiamo coinvolto istituti comprensivi, quindi studenti, dirigenti, insegnanti, di diverse regioni. E anche, è importante dirlo, abbiamo collaborato con gli insegnanti. Insegnanti che sono appartenenti a gruppi di ricerca, ma anche insegnanti che sono coinvolti in percorsi di formazione in servizio. E anche questo è stato un valore aggiunto, a nostro avviso, rispetto a quello che era stato preventivato inizialmente. Questo sono gli indici della presentazione, naturalmente partiremo dagli obiettivi, scriveremo il progetto nelle varie fasi e poi abbiamo proprio scelto nella presentazione di far vedere degli esempi prototipici per far vedere come i nostri risultati sono stati utilizzati per interpretare le performance. Naturalmente quindi alla fine ci piacerà anche farvi vedere le prospettive possibili di ricerca. Partiamo quindi dagli obiettivi. Allora, questi sono gli obiettivi che erano stati dichiarati nella progettazione, ossia costruire degli strumenti di analisi per selezionare nelle nostre prove di valutazione nazionale in diversi livelli delle catene di quesiti che identifichino studenti che possono essere, diventare o rimanere poveri di conoscenza. Dettagliamo meglio anche alla luce dei risultati che abbiamo avuto nel nostro progetto, cioè noi abbiamo prodotto delle chiavi di lettura, delle prove invalsi di matematica e i risultati restituiti dal campione nazionale per individuare quelle che noi abbiamo chiamato situazioni di difficoltà legate a contenuti fondamentali in verticale nell'insegnamento e apprendimento della matematica. Questo è importante perché abbiamo sempre contestualizzato tutte le nostre analisi. Quindi il progetto è iniziato, come vi dicevo, una parte iniziale in cui tutti gli esperti che sono riuniti e hanno cercato, prima in parallelo poi intersecandosi, di elaborare degli strumenti di analisi, degli strumenti interpretativi. E diciamo, questi strumenti sono frutto dell'intreccio di analisi qualitativa e quantitativa. Poi abbiamo svolto diverse attività, soprattutto nelle scuole, e alcune attività sono ancora in corso. E lo dico perché devo proprio specificare il fatto che il nostro progetto dura un anno, abbiamo iniziato l'anno scorso a dicembre, e noi abbiamo avuto il tempo di elaborare il quadro teorico. Poi abbiamo fatto le prime sperimentazioni pilota alla fine dell'anno scolastico, però ci siamo dovuti adeguare ai tempi della scuola. Quindi la parte grande, la parte in cui sono stati proprio coinvolti istituti e insegnanti, è cominciata da settembre. Di lì non abbiamo potuto fare altro. E quindi molte attività si sono concluse in questi primi mesi. Altre invece sono in atto, continuiamo la raccolta dei materiali. Quindi una parte abbiamo già appunto allegato, una parte diciamo, è in produzione. Riprendiamo la cronologia degli studi, riprendendo la stessa che era stata, come detto, progettata inizialmente. Allora, prima fase, individuazione degli strumenti teorici. Poi, verso marzo-aprile, abbiamo cominciato le analisi qualitative e quantitative in parallelo. E abbiamo cercato, l'obiettivo era lo stesso, appunto, di individuare delle catene di quesiti in verticale e siamo partiti dal 2013 e siamo andati indietro. Queste analisi poi si sono riunite. C'è stato il primo intreccio di risultati tra la fine dell'anno scolastico, diciamo, tra aprile e giugno, dove abbiamo iniziato anche le prime attività pilota e l'analisi delle risposte degli studenti nelle prove passate. Lì è stato fondamentale avere contatti con gli istituti comprensivi, diciamo, sono lì più facili, è importante vedere come i ragazzi hanno risposto. E nell'estate, tra luglio e agosto, abbiamo, diciamo, c'è stato il momento di cristallizzazione di questi primi risultati. Quindi abbiamo elaborato un approccio che a nostro avviso è innovativo perché appunto cerca di coniugare diversi punti di vista, qualitativo e quantitativo. E questo primo, diciamo, questa prima descrizione dei risultati è stata sottoposta
un convegno internazionale e nelle documentazioni avevano detto che era sotto revisione e adesso ci hanno detto che è stata accettata sia per la presentazione che per la pubblicazione sugli altri. Quindi avremo anche la possibilità di confrontarci con la materia internazionale su questo tema. Infine abbiamo gli studi più recenti, quelli che abbiamo sviluppato da settembre ad oggi. Quello che era stato preventivato, sia la sperimentazione delle classi, la raccolta di nuovi materiali delle scuole. E poi uno studio che inizialmente non avevamo progettato, ossia una sperimentazione pilota sulla formazione degli insegnanti, insegnanti in servizio della classe A059, che è scienze. Tutta la documentazione è stata raccolta in 4 macro allegati e vedrete che durante la presentazione, tutte le volte che parlerò di uno studio, vedrete il riferimento nella slide all'allegato dove si trova il materiale. Parliamo quindi dei primi studi. Allora, le questioni affrontate sono due, fondamentali inizialmente. Allora, innanzitutto ci siamo chiesti quali strumenti interpretativi possiamo usare per identificare quelli che possiamo definire, lo metto sempre tra virgolette, poveri di conoscenza, o meglio, quelli che per noi sono studenti in difficoltà in quesiti significativi presenti nelle nostre prove in classe di matematica. E naturalmente quali dati abbiamo analizzato? Ho usato la parola significativi, l'ho anche accentata, perché significativi non dice rispetto a cosa. E naturalmente un'altra cosa importante è vedere quali dati abbiamo lavorato. Allora, per quanto riguarda la significatività dei quesiti, noi abbiamo usato il nostro apparato teorico che riguarda gli studi didattici della matematica per analizzare dei contenuti verticali e soprattutto che toccavano dei nodi fondamentali nell'insegnamento e apprendimento della matematica. Quindi in questo senso significativi. Significativi per il contenuto e per le richieste fatte. Poi invece l'analisi quantitativa è stata fatta sui dati nazionali. In particolare vedremo che abbiamo analizzato delle stesse cohorti di studenti. Riassumendo la nostra attenzione su che cosa si è concentrata, quindi sull'individuazione di studenti che hanno difficoltà, nelle prove in base, nell'affrontare quesiti che mettono in gioco dei contenuti, come abbiamo detto, fondamentali della matematica. Quindi, dall'analisi qualitativa e dall'analisi quantitativa, prima partite in parallelo e poi intrecciate, è nato uno studio che non si è più sciolto, quindi c'è stato come un andamento a spirale. Quindi le due analisi ormai sono diventate nel nostro studio un'unica cosa, anche se hanno punti di vista completamente diversi. Diciamo quindi che l'intreccio di questa analisi è stato fondamentale per uno studio longitudinale. Noi poi ci siamo concentrati sul primo ciclo. Questa è una scelta, soprattutto dettata dai tempi, perché avevamo un anno e dovevamo scegliere che cosa analizzare, quali catene, quali livelli, ma questo è estendibile tranquillamente agli altri. Non entrerò nel dettaglio dei contributi che abbiamo individuato, ma li abbiamo elencati e li abbiamo discussi. La cosa importante su cui bisogna tenere l'occhio puntato è in che modo abbiamo individuato questi contenuti fondamentali. Allora, abbiamo usato, come ho già detto, i risultati della ricerca in didattica della matematica, siamo molti di noi sono ricercatori in didattica della matematica, ma soprattutto abbiamo anche guardato le indicazioni nazionali, che sono il nostro riferimento istituzionale. Quindi abbiamo cercato, e tra l'altro abbiamo usato anche un database con tutte le database gestione con tutte le prove passate, quindi siamo riusciti anche a vedere tutte le elaborazioni fatte dall'istituto sulle curve di livello, tutto. Però l'idea importante per noi era tenere d'occhio i contenuti anche delle indicazioni, quelli che sono richiesti alla fine, soprattutto del primo ciclo. Tutto questo, soprattutto la parte di didattica, tutta una letteratura fondata su cui ci siamo appoggiati. Per quanto riguarda invece i dati quantitativi, abbiamo usato la Latent Class Analysis per classificare gli studenti e analizzare le proprietà dei quesiti. Quindi scelto un numero appropriato di gruppi, ne abbiamo provato diverse combinazioni, abbiamo pensato prima a 4, poi abbiamo visto che era una buona scelta 5 gruppi perché dava la differenza tra i vari tipologie di risposte. Abbiamo visto che è possibile dare un'interpretazione e valutare la probabilità di una risposta corretta di ogni quesito all'interno di un gruppo. Tramite questa analisi è possibile individuare quesiti con comportamenti particolari di risposte. Entriamo proprio nello specifico di quello che abbiamo fatto. Abbiamo analizzato campione nazionale, in particolare studenti di diversi livelli sulla stessa cohorte. E abbiamo visto che vi era una presenza di gruppi, classi di studenti con una minore probabilità di risposta corretta nella prova. Ce li abbiamo individuati
in quella specifica prova, con quegli specifici diciamo, quesiti, abbiamo individuato un insieme di un gruppo di studenti che si comportavano in modo analogo, avevano una performance inferiore rispetto agli altri. E proprio, diciamo, dall'analisi di questo gruppo, possiamo anche definirlo il gruppo più debole, nel senso che quella prova con quei quesiti ha avuto delle difficoltà, perché le percentuali di risposta corretta sono basse. E cosa intende per corte? Corte vuol dire che sono gli stessi, in teoria, gli studenti degli stessi anni. Cioè, tutti gli studenti che nel 2011 hanno affrontato la prova di livello 6. Tutti gli studenti che sono gli stessi che poi nel 2013 avranno affrontato la prova finale. Quindi per noi era fondamentale questa cosa, perché poi quando siamo andati a vedere i fascicoli, siamo andati a vedere proprio gli stessi studenti, come avevano risposto nelle nostre interviste. Anche se poi nel campione, diciamo che il campione può essere diverso da Milano, però a noi interessava, dato che la parte qualitativa su vedere come hanno risposto era quella, per noi era un'informazione importante. Faccio vedere solo, ho messo in questa slide proprio come icona, diciamo, solo una delle possibili rappresentazioni di queste divisioni in 5 gruppi, che poi adesso andremo a elaborare nei dettagli sul quesito, però l'idea che si vede è molto chiaro che diciamo, il gruppo verde è il gruppo con performance inferiore, dove sull'asse degli X qua ci sono tutte le nostre domande di una prova, per trovare queste livello 2013, e qua ci sono le percentuali sull'asse degli X, le percentuali di risposta corretta. Quindi per noi è stato uno strumento importante per capire dove dovevamo andare a guardare e poi che passo. Quindi riassumendo, da questi intrecci di studi abbiamo preso la stessa corda, come vedete qua è dettagliato quello che anticipato poco fa, abbiamo preso il livello 5 2010, il livello 6 2011, il livello 8 2013 e abbiamo individuato particolari catene di quesiti con l'obiettivo di individuare questi ragazzi che abbiamo definito in difficoltà sulla prova. Naturalmente è una scelta, di una volta, e abbiamo pensato che questa scelta sia significativa perché, come vedete, le catene sono a cavallo tra la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado e appartengono tutte al primo ciclo. Questa però naturalmente ci sono altre corti e si può estendere anche questo a altre corti. Per quanto riguarda quindi lo studio, diciamo quello che prima vi ho detto è stato un po' centrale, i momenti in cui abbiamo cominciato a avere i primi risultati. Allora, questi risultati, cioè l'individuazione e analisi delle catene, sono stati appunto oggetto già descritto in questo paper che è stato appunto accettato e rappresentato a Praga a febbraio. E per noi sarà molto molto importante confrontarci con ricercatori, generalmente sono molti sono europei, sulle nostre prove nazionali e sulle possibili elaborazioni di queste, che non sia appunto solo un'elaborazione di tipo statistico, ma che mette in gioco, dato che sono didattici della matematica, anche altri strumenti. Quindi per dialogare, per vedere che cos'è. Arriviamo finalmente a quello che dicevo, gli esempi, perché senza gli esempi, generalmente anche quando si fa una presentazione, uno non riesce a cogliere tutte le sfumature. Allora, abbiamo scelto di presentarvi questa catena di quesiti. La prima che abbiamo deciso di farvi vedere è la prima che trovate anche nelle fotocopie delle slide che avete. Poi ce n'è un'altra che non avremo tempo di vedere, ma l'abbiamo spesso messa nelle slide perché siamo un po' interessati. Allora, come sono state selezionate le domande? Argomenti verticali. E in questo ve l'ho detto, indicazioni nazionali, che naturalmente stiamo parlando delle prove in base, quindi quadro di riferimento in base, che comunque è ispirato ed è legatissimo alle prove alle indicazioni nazionali. E poi le difficoltà, le possibili difficoltà dei ragazzi, perché noi dobbiamo andare a vedere quelle, e su questo studi didattica della materia. La corte, quella che avete visto, è che abbiamo discusso prima, ma come vi dicevo, è tranquillamente estendibile ad altri. Arriviamo finalmente al grafico però adesso lo guardiamo in dettaglio. Questa è l'elaborazione legata al livello 8 2013 e se è sul campione nazionale. Vedete che abbiamo individuato 5 classi e classi gruppi con quegli studenti che hanno, diciamo, e tra queste abbiamo individuato quelli che hanno delle performance inferiori rispetto a tutti gli altri. E questa classe in particolare è questo gruppo di circa il 23% del campione. Quindi è lì che potremo andare a cercare quelli che possiamo identificare come poveri di conoscenza, però su quella prova e su quei quesiti, perché come sappiamo le prove in base sono diverse tutti gli anni. E anche per un insegnante è importante capire su che cosa i ragazzi hanno difficoltà, su cui sono in difficoltà.
Quindi, tra tutte le domande, adesso vi faccio vedere una possibile richiesta, abbiamo scelto in questo caso di presentarvi la D25, partiamo da quella. La D25 in cui, nonostante globalmente sia risultata una domanda medio facile, nel gruppo 3 è stata registrata una probabilità di risposta corretta pari al 14%, le altre classi tra 30 e 81. Questo è importante perché dal grafico anche lì si vede molto bene. Dalla nostra analisi quantitativa si vedono quelle domande in cui c'è proprio un distacco tra la classe con performance inferiore e tutti gli altri. Lì quella domanda sembra essere un buon indicatore, ma questo tipo di analisi è stata, come dicevo, intrecciata con un'analisi quantitativa. Questo quesito è stato scelto perché? Perché nell'analisi quantitativa della stessa prova, qualitativa della stessa prova, questo quesito era risultato significativo. E adesso andiamo a vedere in faccia il quesito, perché se dobbiamo capire di che cosa stiamo parlando. Era risultato significativo perché? Perché toccava un nodo importantissimo, la scomposizione delle figure piane e anche l'individuazione dei rapporti tra aree di figure piane. Questo è un argomento in verticale che possiamo trovare dal livello 2 fino al livello 8. Quindi per me questo era veramente un argomento che da didattici è importante da analizzare. E guardiamo il quesito che cosa chiede, è un anagramma in realtà, è un quadrato scomposto in figure. Che cosa abbiamo chiesto? A quale frazione dell'area del tantram corrisponde il pezzo colorato grigio? Quindi entriamo dentro un argomento delicato, le frazioni. E vediamo che è una risposta chiusa, multiple choices, e ci sono varie distrattori, sono un settimo, un ottavo, un quindicesimo, un sedicesimo, è la risposta corretta. Già dalle percentuali vediamo che il primo distrattore ha una percentuale alta. Ma noi questa cosa che abbiamo toccato, diciamo, con i dati quantitativi, l'avevamo già predetta, perché è l'errore tipico, è la misconcezione legata proprio al concetto di frazione. Infatti, un settimo cos'è? È rispondere 1 su 7 pezzi. Quindi non si tiene conto dell'equiscomponibilità, che invece è il fondamento dell'idea di frazione, della frazione dell'area. Quindi questa misconcezione, che noi sappiamo essere una misconcezione fondamentale, che ritroviamo con dei ragazzi deboli, ecco, questa viene subito catturata al 35%. Le altre invece sono più legate a come viene scomposta la figura, quale parti devono essere prese o meno. Quindi sono meno forti da un punto di vista epistemologico legato al contenuto. E andiamo a vedere anche le curve caratteristiche, perché sul quesito queste non le abbiamo lavorate noi, le sono elaborate dall'istituto. Noi abbiamo solo guardato cosa ci dicevano e cosa ci dicono? Che il distrattore A, quello lì verde, non so se si vede così per verde, vedete, prende circa il 60% di probabilità che i ragazzi con performance più basse in tutta la prova vadano a beccare proprio quel distrattore. Quindi non solo così per importante, ma anche come hanno risposto. Quindi abbiamo individuato il quesito, ci sembrava fondamentale per i contenuti, ma noi abbiamo guardato su che cosa hanno difficoltà in quel quesito lì. Quindi tutto questo è in assonanza completa con le indicazioni nazionali e anche con gli scopi dichiarati dagli invalsi nelle loro guide. Quindi questo rafforza anche molto l'interpretazione delle prove invalsi. A questo punto l'analisi qualitativa è andata avanti e siamo andati in livelli indietro, siamo scesi, abbiamo detto ma andiamo a vedere i livelli precedenti se ci sono dei quesiti analoghi per contenuti, ma come vi dicevo anche per strategie risolutive, e abbiamo individuato nel livello 6 questo quesito. Adesso vado un po' più veloce, mi sono fermata sull'altro per farvi proprio capire i contenuti, ma qua più o meno siamo nello stesso. Allora, quanti triangoli come quello colorato in grigio, con quanti triangoli si riesce a ricoprire tutto un quadrato? Dietro ci sono le stesse cose, scomposizione e individuazione di rapporti fra. Stavolta però abbiamo una risposta aperta. Quindi, anche se andiamo a vedere le curve caratteristiche, cosa scopriamo? Scopriamo solo che è risposto giusto e che è risposto sbagliato. Però l'informazione c'è ugualmente, perché si vede che i ragazzi sempre in difficoltà su tutta la prova hanno un'alta probabilità di sbagliare. Ma quali errori hanno fatto? E per vederlo noi siamo andati, come vi dicevo, a vedere i fascicoli. Non è un campione significativo naturalmente, noi interessava solo capire come hanno risposto le possibili risposte. E abbiamo visto, abbiamo riportato le varie risposte e abbiamo proprio visto, una cosa importante, che tutte le strategie legate alle risposte date seguivano dei percorsi analoghi a quelli che erano stati catturati negli altri distrattori del livello precedente. Quindi il legame è strettissimo. Vediamo quindi contenuti e strategie.
strategie, gli stessi errori, e vedete che l'errore che viene preso di più è sempre quello legato a una misconcezione legata a un concetto, diciamo, di stazione. Quindi, c'è andato a vedere anche dal punto di vista statistico, e abbiamo visto che la domanda di alla D2 era un buon indicatore anche per questo tipo di analisi. Quindi tutto andava bene a, diciamo, incastrarsi. Arriviamo poi, siamo scesi, abbiamo detto, ma perché dobbiamo tirare queste catene? Tiriamole verso la primaria. Vedere se ci sono queste misconcezioni, hanno radici più basse, e sicuramente sì, ci dice la ricerca, ma andiamo a vedere sulle prove. Sulle prove abbiamo fatto questo quesito in cui si chiede quali delle figure aeroportiere rispetto a una figura data, e però il problema di questo quesito per noi così è un vero falso. Il vero falso ci dice veramente poco da un punto di vista sia dell'analisi statistica, perché se uscire intorno al 50 non capiamo bene perché hanno detto il vero, perché cosa c'è dietro aver sbagliato la risposta. Per questo è stato importantissimo provare nelle scuole, cioè andare nelle scuole e somministrare le nostre triplette e vedere i ragazzi cosa rispondevano. E quindi abbiamo aperto tutte le domande e abbiamo detto area doppia, se sì perché, se no perché. E lì abbiamo raccolto i dati. E arriviamo appunto allo studio E, che è lo studio che ha coinvolto scuole, insegnanti, istituti che vi ho citato prima. La cosa importante è che abbiamo analizzato a priori tutte le nostre triplette, come avete visto prima, l'esempio l'ho fatto con la tripletta che sta appena descritta. E abbiamo sempre focalizzato l'attenzione su aspetti epistemologici legati ai significati, aspetti cognitivi legati alle strategie e didattici, le difficoltà, quali sono. E questo tipo di analisi è stata condivisa con gli insegnanti, questo è importante, perché poi gli insegnanti hanno provato anche loro a fare questo lavoro. Come ricercatori invece noi, dopo la prima somministrazione, soprattutto dobbiamo avere i risultati adesso, il prima possibile, abbiamo cominciato a raccogliere tutti i materiali, li abbiamo tutti analizzati, in particolare circa 35 classi abbiamo analizzato con un'analisi qualitativa, vedere come hanno risposto i ragazzi. E per ogni domanda abbiamo elaborato una griglia dove abbiamo classificato tutte le domande, le tipologie di domande corrette e tutti i possibili errori che abbiamo riscontrato. E questo per noi è stato importante, l'abbiamo fatto su tutte le domande per capire quali sono state, diciamo, se la nostra analisi a priori, quella che era scaturita da questo intreccio di analisi qualitative e quantitative, effettivamente era coerente con i risultati. E questo fortunatamente è accaduto, nel senso che nei quesiti realizzati abbiamo ritrovato le strategie risolutive analoghe, non solo i contenuti, quindi è restrittivo dire hanno difficoltà nelle frazioni, dipende da che cosa gli chiediamo, dipende dal quesito. E quindi, diciamo, da lì poi sono nate diverse catene dell'analisi. In particolare quella che vi abbiamo messo nelle slide da condividere è una catena di quesiti che abbiamo analizzato con gli studenti, sono studenti del corso di cambio speciale, quindi sono insegnanti che hanno insegnato e che sono in servizio. Questa catena riguarda sempre le frazioni, macro contenuto, ma le consegne sono estremamente diverse. E quindi abbiamo visto, abbiamo soprattutto condiviso con la loro esperienza di classe, quali potevano essere le difficoltà dei ragazzi e se loro ritornavano su tipo di analisi. Arriviamo quindi, adesso mi prendo il tempo giusto, per le attività concluse, per tirare in fila, per dire quali sono le nostre prospettive, perché secondo me era questo il momento in questo seminario, per dire noi siamo arrivati qua, abbiamo cominciato a fare un inizio di un progetto che, come vi dicevo, è nuovo perché è un gruppo che è formato da competenze diverse, quindi abbiamo cercato di mettere insieme tutta una macchina che potesse dare alcuni elementi teorici. Quindi è sicuramente il primo passo. Cosa abbiamo fatto? Abbiamo, come già detto, dal punto di vista teorico, quadro di riferimento, intreccio delle analisi. Dal punto di vista proprio della raccolta del materiale, abbiamo allegato tutti i protocolli che abbiamo somministrato nelle classi, li abbiamo analizzati, abbiamo visto, come vi ho fatto vedere prima con le griglie, la coerenza tra analisi a priori e a posteriori. Inoltre abbiamo appunto coinvolto insegnanti nell'analisi a priori di una seconda tripletta. Questa tripletta in questo momento sta in corso di somministrazione e non solo, gli insegnanti che hanno condiviso quest'idea di lettura delle prove invalse
stanno creando nuove triplette. Quindi leggendo le prove, studiando le prove, loro ne hanno generate delle altre. Anche questi, proprio detto, i tempi da scuola sono i primi mesi che abbiamo fatti per condividere il, diciamo, un po' da teorico con gli insegnanti, e adesso loro stanno raccogliendo materiale. Un'altra attività che invece noi abbiamo progettato prima, però effettivamente abbiamo avuto dei problemi tecnici nella raccolta dei codici SID e appunto nella lavorazione di questo, era il fatto che, avendo scelto la stessa corte, come ho detto prima, la potenza qual era? Poter andare a vedere anche il singolo studente. Per un insegnante, pensate, la potenza di uno strumento didattico di questo tipo, io posso vedere se aveva la stessa difficoltà 2 anni prima, o addirittura in modo predittivo, che era anche questo il nostro obiettivo. Io, se so che un quesito di quel genere che viene dato a livello 5, so che normalmente i ragazzi in difficoltà l'avranno anche a livello 8, oppure questa cosa qua può essere una difficoltà che può essere tirata nel tempo, non devo subito intervenire. Quindi, questo però lo stiamo facendo solo su un istituto, perché lì siamo riusciti con fatica a raccogliere i vari codici, quindi a provare la storia del ragazzo. Quando sarà a regime la questione dei codici SID, sicuramente questo è sviluppabile ed è, come vi dicevo, importante didatticamente. I risultati. I risultati quindi li possiamo riassumere e possiamo dire che sono su 3 fronti. Il primo della ricerca, il secondo sulla scuola, il terzo riguarda i gruppi di livello, ossia i gruppi di insegnanti che producono e selezionano le prove proprio della propria base. Per quanto riguarda la ricerca mi sembra abbastanza chiaro. Abbiamo costituito questo gruppo, abbiamo intrecciato delle analisi e diciamo che in questo modo abbiamo, almeno con questo primo anno, abbiamo ottenuto come risultato costruire strumenti di analisi delle prove invalsi che sembrano essere efficaci per l'individuazione di ragazzi in difficoltà nell'affrontare contenuti che si trovano nei nostri quesiti in tutti i livelli, perché, come ho detto, sono fondamentali. Nelle indicazioni c'è scritto per cosa si devono fare. Per quanto riguarda la scuola, e noi abbiamo un occhio di riguardo a questo, essendo appunto spesso anche formatori di insegnanti, cosa facciamo? Vorremmo dare degli strumenti interpretativi non solo statistici che permettano lo studio delle nostre prove. E importante, abbiamo visto che questo può diventare un terreno di confronto tra insegnanti che hanno un'esperienza nelle prove invalse, sanno come i loro ragazzi hanno reagito alle prove invalse, ma soprattutto poi potrebbero usare per predire delle difficoltà. Inoltre, appunto, le prove invalse possono identificare e, diciamo, diventare uno strumento didattico, visto appunto dal punto di vista soprattutto qualitativo, quando guardiamo che cosa i ragazzi hanno sbagliato. Inoltre, invece, per quanto riguarda i gruppi di livello, ecco, questa era una nostra ambizione, il fatto che questo tipo di analisi potesse dare dei suggerimenti anche ai gruppi che elaborano le prove, perché abbiamo visto l'efficacia di avere queste categorie, le abbiamo individuate, però non sono state fatte coscientemente, cioè sono legate dei contenuti, quindi noi siamo riusciti a trovare diverse catene, però ci potrebbe essere invece proprio un'intenzione, dire, noi sappiamo che possiamo fare delle catene in verticale su contenuti fondamentali che abbiamo identificato e soprattutto cercando di mantenere un occhio alle strategie, cosa ne chiediamo di fare ai ragazzi. Arriviamo, ho terminato, dopo queste ultime 2 slide, ai possibili sviluppi futuri. Ve l'ho detto, è uno studio nuovo che abbiamo iniziato, quindi sicuramente dobbiamo affinare un intreccio tra i diversi strumenti di analisi. E sicuramente possiamo usarne ulteriori, soprattutto dal punto di vista quantitativo, per collegare diversi quesiti. Facilmente invece riusciremo ad ampliarlo ad altre corti e alla scuola secondaria e secondo grado. Sono questioni di tempo. La cosa che, diciamo, più difficile, però più intrigante, è continuare l'attività nelle scuole e collaborare con gli insegnanti. Questo è un canale importante di comunicazione, diciamo, riguardanti le prove, e noi potremo produrre proprio dei materiali da mettere a disposizione online, che siano presentazioni, documentazioni, materiali delle classi. Un insegnante può andare a vedere quello che stiamo facendo noi, abbiamo raccolto del materiale, noi possiamo condividerlo, e in questo caso gli insegnanti potrebbero accedere a una documentazione i cui risultati appunto possono diventare uno strumento per individuare e poi supportare studenti, perché anche questa è una parte importante. Io li devo individuare, però certo poi la didattica che ci faccio sopra, quella invece a carico degli insegnanti, ma già individuare quali possono essere le difficoltà e quali ragazzi ce l'abbiano, secondo noi è già un punto forte. Infine, come vi dicevo, vorremmo elaborare anche delle proposte dettagliate per lo sviluppo di catene,
quindi per la generazione di nuove catene, fatte sia da gruppi di livello, quindi poi veramente vanno in onda nelle prove, sia da insegnanti, perché cosa succede? Che gli insegnanti possono, come sta succedendo adesso nelle nostre classi, possono creare loro delle catene, anche non della stessa corte, ecco, diciamo che poi loro lavorano con i loro ragazzi, quindi non gli interessa che sia della stessa corte. Allora interessa che ci siano dei contenuti su cui possono vedere, su quel quesito c'è quello, poi in quello dopo è leggermente più alto, però abbiamo lo stesso, la stessa radice. Quindi secondo noi appunto queste possono essere gli sviluppi futuri più, diciamo, interessanti. E con questo finisco, ti ringrazio. Intervento di cui ringrazio, diciamo, la chiarezza soprattutto e la articolazione. E allora, se ho capito bene, lo studio è prevalentemente di tipo retrospettivo, cioè nel senso a partire dai ragazzi studenti in terza media, le difficoltà in terza media siete andati indietro e quindi mi sembra abbastanza verosimile che una difficoltà in terza media sia in qualche modo sedimentata o accumulata da un percorso precedente. Per cui, e quindi mi sembra tutto molto coerente ovviamente. La domanda, o una questione, diciamo, che immagino che sicuramente vi siete posti, è come dire un utilizzo prospettico di questo tipo di evidenza. Cioè, una difficoltà in quinta elementare, come dire, può essere considerata come appunto un indicatore di difficoltà e quindi da poter recuperare nel momento in cui arriva in terza media, perché poi. Certo, grazie. Sì, noi l'idea è che noi dovevamo lavorare sul passato, non potevamo lavorare sul futuro. Quindi noi siamo dovuti partire dalla fine del primo ciclo, perché ci sono i traguardi, e abbiamo visto le cose che ci sembravano sulla prova del livello 8 fondamentali, siamo usciti perché le informazioni ce le avevamo sul passato. Ma sicuramente la nostra idea, come dicevo, era anche predittiva, perché se io capisco il legame tra queste triplette, capisco che alcuni quesiti di quel tipo lì, che poi molto probabilmente vengono sempre ripetute perché ve l'ho detto rispetto ai contenuti e alle richieste, sono quelle delle indicazioni, quindi prima o poi i ragazzi si confronteranno con queste. E certo, io vedo in quinta elementare che hanno quel problema sulla scomposizione, sull'idea di frazione, cosa succede? Che se un insegnante ha l'idea di questa, diciamo, verticalità degli argomenti, può dire, beh, questo quesito però mi dice qualcosa di importante, quindi difficoltà qua, probabilmente non devo stare attento, ecco, che non mantengano questa difficoltà nei livelli dopo, come invece purtroppo si è visto che spesso i ragazzi in difficoltà, questo anche la ricerca ce lo dice, su alcune cose queste difficoltà sono difficili da scardinare, sono proprio rispetto alla costruzione epistemologica del concetto di funzione. Quando me ne accorgo, più me ne accorgo presto, più posso intervenire. L'intervento naturalmente è dell'insegnante, ecco perché è importante coinvolgere, capite? Perché la nostra analisi, io vi posso anche dire che sono in difficoltà, però se non vi do qualcosa per dire adesso, io lo so che sono in difficoltà, però cosa faccio? Cioè capisco, cioè, c'è tutto, ecco perché è importante per me collaborare con loro. Questo è l'idea. Non so se ci posso. Allora, innanzitutto complimenti per la presentazione che non solo è stata chiara, ma ha affrontato dei temi di grande interesse e di grande spendibilità poi pratica. E proprio ricollegandomi all'intervento della collega, con il gruppo noi stiamo lavorando proprio all'analisi predittiva di questi risultati ed è a questo che è legata la mia domanda, nel senso che noi stiamo incontrando delle difficoltà con i codici siti e quindi nel collegamento con la scuola elementare, passaggio anche all'interno dello stesso istituto comprensivo, volevo capire qual è, in base alla vostra esperienza, visto che avete diciamo, coinvolto un bel numero di scuole, qual è il tasso di perdita di informazione nel passaggio, diciamo, da un ciclo all'altro? Volevo una stima così. La stima non so dirmi il numero, le posso dire che siamo riusciti a farlo su un unico istituto comprensivo perché c'è stata la disponibilità estrema del dirigente e del ricercatore che è andato nelle classi, è andato lui nella scuola, si è ricostruito lui il percorso attraverso i codici, non so se vuoi dirlo Andrea, anche attraverso i nomi propri degli studenti. E quindi è una disponibilità enorme delle gente, sì.
Sì, cioè tutto è dipeso dal fatto che il dirigente è stato disponibile a dare i dati in chiaro, quindi attraverso i nomi propri degli studenti per la maggior parte delle classi si riesce a scrivere, però sì, cioè l'aperta ai dati è abbastanza alta. Ora non saprei davvero dare una scelta. Ma usando i codici, e anche ho visto c'è una schermata sui codici fiscali, diventa impossibile indicare le due chiavi di mano. Alla fine, cioè la strada che abbiamo trovato per agevole è stata quella di che è una scuola, però è una strategia manuale, diciamo che non è fattibile superare le domande a regime. Lo strumento Invalsi penso che preveda già comunque quella possibilità di collegare, il problema è che pochi ancora lo stanno facendo. Sì, è quello lo strumento, però appunto è potentissimo, se si riesce è una cosa vera, cioè è uno strumento minore. Posso? Sì. Vorrei intanto complimenti per il progetto, per l'illustrazione, anche per prospettiva futura, per la possibilità di utilizzo a vantaggio delle scuole, quindi ne vedo la possibilità di una forte ricaduta. Volevo chiederle che tipo di correlazione lei ha visto tra i traguardi delle competenze indicati appunto nelle indicazioni e i contenuti, le attività, le proposte che l'Invalsi ha scritto nel manuale relativo alle prove. Se questa correlazione è forte, se invece è una correlazione che ha dei punti deboli. La correlazione è forte. Diciamo che la correlazione più forte è, come ho fatto vedere, sulle guide. Cioè, quello che è molto importante, che di lettura è fondamentale, è che per ogni quesito è attaccato a una delle indicazioni nazionali. Quindi lì è blindato. Nel senso che, indipendentemente proprio dal quadro teorico in generale, delle classi che si ispirano naturalmente alle indicazioni, però è proprio sul quesito e su quell'abilità lì che noi abbiamo un controllo forte. Quindi anche con gli insegnanti, e il messaggio è chiaro, forte e chiaro. Quel quesito è legato a quell'indicazione. E lo scopo, e che poi dettagliato meglio lo scopo abbiamo visto che è coerente con quelli che poi noi vediamo come ricercatori didattici, che sono dei contenuti che devono essere mantenuti. Non tutti sono verticali, intendiamoci, nel senso che sono cose che sono specifiche di un certo livello, e quelle non è che non abbiamo veramente quelle, ma perché in questo momento noi volevamo le radici delle difficoltà, che i ragazzi che diciamo, in difficoltà sono questioni fondamentali. Diciamo che il nostro apparato può essere anche usato per distinguere, non l'abbiamo fatto, però per distinguere anche i ragazzi con alte prestazioni, perché è la stessa cosa è uguale, e oppure con prestazioni medie. Però il nostro interesse era proprio capire nella verticalità quali sono quei contenuti fondamentali. Quindi, in questo senso sì, è forte. Quindi anche per la costruzione del curriculum verticale il progetto può essere utilizzato. Sì, sì. Sì, se vogliamo prendere il nostro sì. La finalità ultima. Io volevo innanzitutto veramente complimenti anche per il grado di coinvolgimento degli insegnanti, cioè questo è un punto, secondo me, un tratto qualitativo altissimo, perché coinvolgere gli insegnanti non è secondario, è anzi una cosa molto molto importante. Su questo proprio. E poi una domanda avevo rispetto al concetto di povertà, cioè alle conoscenze, alla significatività legata delle conoscenze fondamentali. Siccome vedevo che c'erano alcuni richiami linguistici, per esempio, verbalizzare i decimali. Allora, a me da linguista immediatamente mi viene questa domanda, non potrebbe essere uno sviluppo di questa pista, diciamo, di ricerca, quella di vedere come gli stessi studenti hanno reagito ad alcuni quesiti sui test di italiano, cioè se ci sono delle trasversalità tra gli aspetti carenti in italiano e i processi carenti in matematica. Allora, questa domanda mi piace molto, nel senso che io non ho detto che ci sono state delle modifiche in corso d'opera per una questione di tempo, che abbiamo dovuto fare delle scelte, per un anno sono riuscito a questo, sono riuscito. Il problema è che inizialmente nella nostra progettazione c'era, cioè l'intersezione con le prove di italiano, il fatto che la matematica è un linguaggio, quindi è proprio, e quindi diciamo anche dal punto di vista anche dei quesiti che vengono fatti, si può fare, anzi soprattutto ci sono dei quesiti banali, nel senso lettura di tabelle,
lettura e interpretazione di questo è facilmente, ma ci vogliono anche però invece degli aspetti più fini legati proprio al linguaggio. Lì avremmo avuto bisogno di esperti di linguistica. E già il nostro gruppo, vedete, è abbastanza corroso e è proprio per questioni di tempo e di possibilità, in un anno abbiamo scelto nel corso d'opera di concentrarci più appunto sull'elaborazione dei tripletti e sul coinvolgimento degli insegnanti. Però sicuramente sì, per noi sarebbe ricchissimo, perché la debolezza in alcuni quesiti non è legata, come vi dicevo, solo strettamente a dei contenuti, da dire la frazione, ma è anche l'interpretazione del testo. Quando abbiamo fatto l'analisi del periodo, l'interpretazione del testo e del contesto, dire frazione di dell'area e tradurlo in un'altra rappresentazione e quindi dire che è 1 su, 7 su, 5 su, cioè capite che lì è fantastico, tra vari registri, assolutamente sì. Sì, anch'io ringrazio tantissimo per la presentazione, perché insomma è interessante vedere come appunto si utilizzi più metodi, quindi insomma la contaminazione tra le diverse metodologie per capire quanto è effettiva. Diciamo il mio background sociologico mi porta ad una curiosità riguardo alla vostra individuazione delle classi di studenti. E quali sono le caratteristiche che avete, se le avete trovate, dei poli di conoscenza? Come sono stati? Mi sta dicendo nell'elaborazione statistica come abbiamo elaborato il grafico, cioè l'individuazione delle 5 classi? Sì, okay. Sì, quali sono le caratteristiche che distinguono i poveri di conoscenza dalle altre classi? Perché poi raccontando, diciamo, le risposte così, i tre sono più o meno gli stessi, però poi hanno appunto ovviamente poveri di conoscenza. Poi dal punto di vista statistico può rispondere la professoressa Mignani, che sono loro che hanno lavorato il modello. Da un punto di vista, diciamo, dell'intreccio, abbiamo visto molto diretto che i ragazzi che rispondevano a quel particolare quesito avevano una percentuale di risposta molto bassa rispetto però agli altri, cioè ci doveva essere uno stacco forte tra loro e tutti i medio altri, ecco, diciamo. Quelle erano buoni indicatori. Poi chiedo alla professoressa Mignani di dire come ha lavorato con lei, perché poi io rischio di dirvi una cosa male. Ci siete stata bravissima, Francesca, non c'è bisogno assolutamente di chiarire, però giusto per il modello che abbiamo invitato, il modello si chiama classi latenti, che sottintende praticamente di tutti degli studenti in gruppi in base alle risposte che danno gli altri, quindi quello che viene identificato per grafico che Francesca ha fatto vedere, riporta per ogni item sono probabilità condizionate, cioè qual è la risposta, la probabilità di rispondere positivamente a quell'item appartenendo a una certa classe. Quindi è chiaro che un'interpretazione di questo grafico può identificare come prima classe appartenendo ai soggetti che rispondono positivamente alla maggior parte degli altri. Questi modelli funzionano bene, soprattutto in questo caso abbastanza evidente, qualora si è proprio netta la distinzione tra una curva e l'altra, curve che statisticamente non permetterebbero l'unione dei punti, è solo una questione visiva, però le curve superiori individuano, sono determinate da soggetti che hanno una probabilità più elevata. Ok, io forse mi sono spiegata male, però la mia curiosità era sapere se avevate fatto degli approfondimenti sul tipo di studenti che appartenevano a queste classi. No, questo no. Non abbiamo, non siamo andati nei corsi di intende a guardare appunto perché classi. No, perché per noi in questo momento era fondamentale dare una generazione di catene. E poi sicuramente ha ragione. Sarebbe anche interessante capire di più di questi ragazzi, che non sia solo se non sono appunto questioni legate ai contenuti matematici. Però dato che il nostro obiettivo era l'individuazione di catene, in questo momento non serviva questa informazione. Grazie per la stimolante presentazione. Avevo un chiarimento e poi una domanda sostanzialmente. Il chiarimento era
non mi è chiarissimo l'analogia tra la risposta chiusa e la risposta aperta, che i due quesiti 7 e 12, come cosa. E legato a quello, avete considerato, visto che quel 7 era anche la prima risposta, che in caso di quesiti difficili o comunque che interpongono una riflessione maggiore, la scelta del primo item è facilitata? Allora, rispondo subito, i quesiti sono girati, quindi non c'è più, non abbiamo, cioè i distrattori dovrebbero essere ruotati, quindi non importa che sia il primo o primo lo sia. Invece ha ragione sul fatto che sono andata molto veloce sul, cioè non era il primo quesito, era quel fascicolo lì che è quello sì, no, cioè, in questo qua. Ah, questo, ok. E sono ruotati. Sì, va bene. Okay. No, la questione invece è che fossero o non fossero ruotati, un settimo, noi lo sapevamo già, che quello va a mobilitare proprio il fatto che si pensi uno su sette pezzi, e quello che mi sta chiedendo, che è quello poi invece che è la difficoltà, non è uno su sette pezzi, è vedere qual è la superficie totale e qual è la frazione dell'area. L'idea è, quindi la ragione sono andata molto veloce, ma era proprio perché volevo il fatto del legame, adesso ci arrivo, tra questa è la risposta aperta e quella chiusa. Allora, nell'aperta appunto noi siamo andati a vedere che cosa hanno risposto. Vedete, hanno risposto 16, che anche in questo caso era la risposta corretta, 12, 8, 4 e 3. Allora, questi diciamo, risultati sono interpretabili come, noi questa qua era nell'analisi a priori, legata, ve l'ho detto, però non è che l'abbiamo improvvisata, legata a ricerche che sono già state fatte da ormai un po' vecchiotte, negli anni 80, era una cosa che veniva appunto studiata, il rapporto con le frazioni. E l'idea è che, per esempio, 12 è scegliere tre triangoli in un quarto. Vedete, guardate un po'. Allora, vedete, ci sono tre triangoli qua, in un quarto, ok? E poi lo riporto per l'altro. Quindi non mi ricordo dei pezzi, il numero di pezzi rispetto a, che è lo stesso di dire un settimo. Bene. Infatti anche diciamo, la risposta che ha una percentuale subito dopo diciamo, rispetto al 52,7. Notate bene che addirittura, però questo per me dipende dal quesito, va a prendere meno ragazzi la risposta sul livello 7 che quella sul livello 8. Quindi uno si deve fare anche delle domande su come poi certe misconcezioni si radicano nei ragazzi. Però questo ci serve una discussione a parte, dovremmo poi vedere sulla stessa classe cosa succede, quindi lo dico così. Gli altri invece di nuovo mettono in gioco solo il fatto che vado a vedere alcune parti, cioè ne conto solo alcune, sì, va bene. E questo è il legame tra un settimo e 12 e poi tra le altre, che prendono solo un pezzettino, diciamo, della figura. Ho risposto sì. Allora, se non ci sono altre domande, ringraziamo la dottoressa Martignone e vi diamo il dottor Russo. Che...